Siamo nei magnifici anni 90 e in una cittadina americana di nome Shadyville si è consumato l'ennesimo omicidio di massa. Dovete sapere che in questa meravigliosa città ogni tanto la gente comune impazzisce e comincia ad ammazzare gente a caso. Ma dietro c'è molto più di quanto pensiate. In questo video incontreremo non morti, killer mascherati, streghe. Cercheremo di capire come sfuggire alla morte e come sconfiggere la maledizione in Fear Street 1994. Inutile dire che questo video è pieno di spaventosi e inarrestabili spoiler pronti a darvi la caccia se necessario. Ora che lo sapete, mettetevi scomodi e preparatevi a una nuova puntata di Mangia Movie. Il film inizia in un centro commerciale, dove un'adorabile ragazza sta per finire il suo turno al negozio di libri. Mentre si appresta a chiudere bottega, si accorge che c'è qualcuno all'interno del negozio e pensa che sia il suo amico Ryan che poco prima l'ha fatta spaventare. In realtà è un pazzo maniaco con la maschera da scheletro che prova ad accoltellarla, ma finisce per accoltellare il libro che stava tenendo in mano. La ragazza scappa spaventata, si intrufola in un negozio e chiama la polizia. E quando pensa di essere riuscita a fregarlo, il pazzo mascherato la afferra da dietro e la accoltella allo stomaco. Lei in qualche modo riesce a liberarsi e cerca di correre verso l'uscita, ma è ferita ed è troppo lenta, e infatti viene raggiunta e colpita da diverse coltellate. Nel tentativo di difendersi riesce a togliere la maschera al killer e scopre che, guarda un po', è il suo amico Ryan, in preda a una furia omicida. Dopo l'ultima coltellata al cuore, il simpatico Ryan si becca un bel proiettile nella fronte sparato da una guardia giurata che ha assistito alla scena. Ma scusate, fino a un secondo fa quel ragazzo sembrava del tutto normale e improvvisamente si trasforma in un pazzo omicida. No, non me la racconta giusta. E anche tu, amica mia, potevi rendergli la vita un po' più complicata, non credi? Il primo e imperdonabile errore è stato quello di lasciare il telefono nel bel mezzo della chiamata con la polizia. Sì, è vero, sei riuscita a dire dove ti trovavi e hai lasciato il telefono in linea, ma cosa ti costava aggiungere altre quattro parole tipo "c'è un pazzo omicida, venite"? Ma ancora prima, perché diamine ti sei nascosta nel negozio? Se sei inseguita da un uomo armato è abbastanza controproducente infilarsi in un luogo chiuso e con una sola via d'uscita. Sarebbe stato meglio correre all'impazzata verso l'uscita sin da subito. D'altronde sono sicuro che senza un taglio lungo tutto lo stomaco avresti corso più in fretta. A questo punto facciamo la conoscenza dei protagonisti del film. Dina, una liceale incazzata perché ha appena rotto con la fidanzata. Suo fratello Josh, un simpatico nerd con una fissa per queste stragi. E i loro amici Simon e Kate, una coppia un po' stramba e che tra le altre cose smercia droga. Frequentano tutti lo stesso liceo e sono costretti ad andare all'ennesima veglia organizzata per le vittime della strage del centro commerciale. Alla veglia Dina incontra Sam, la sua ex, con cui si mette a litigare. E non sono lì soli, perché poco distante anche le due scolaresche presenti alla veglia cominciano a darsele di santa ragione. Dopo la rissa, i liceali del liceo di Dina fomentano la vendetta contro l'altro liceo a suon di cori. Per tutta risposta, alcuni ragazzi, Sam compresa, li inseguono con la macchina lanciandogli delle bottiglie. Dina non la prende benissimo e decide di scaraventargli contro un badile che ovviamente manda fuori strada la macchina. Io capisco che tu ce l'abbia con lei per la rottura, ma lanciarle addosso un badile da un pulmino in corsa mi sembra un po' esagerato. I tre all'interno dell'auto fortunatamente si salvano, però Sam ha preso una bella botta e dopo essere uscita dall'auto sputa un po' di sangue sul terreno. Appena finisce di sputazzare è come se avesse una visione in cui le appaiono vari flash accompagnati da una voce sinistra. La visione però viene interrotta dall'arrivo di Dina, che dopo averla quasi ammazzata si assicura che vada tutto bene. I ragazzi vengono sentiti dalla polizia, ma faranno finta che si sia trattato di un incidente, anche se alla fine il padrone dell'auto giura vendetta contro Dina e i suoi amici. Per nulla scossi di aver quasi ucciso tre coetanei, ognuno torna alla sua vita. Dina e il fratello tornano a casa, mentre Kate e Simon vanno a fare i babysitter a due ragazzine. Entrambe le coppie però ricevono delle visite inaspettate. Sì, perché nel quartiere si aggira un tizio mascherato che brandisce un coltello e che prima si fa un giretto fuori da casa di Dina e poi si intrufola nella casa in cui si trovano Kate e Simon. Dopodiché sparisce senza lasciare traccia. Tra l'altro, questi due piccioncini ci insegnano cosa non fare quando qualcuno entra in casa tua. Camminare in fila indiana al buio e senza un oggetto con cui difendersi è il modo peggiore per accogliere un ospite indesiderato. Senza contare l'aver lasciato due bambine da sole nell'altra stanza. Quello che avreste dovuto fare sin da subito era chiamare la polizia. Poi occuparvi delle due bambine che potevate far nascondere in un ripostiglio in un'altra stanza. Prendere un oggetto abbastanza pesante per difendervi e solo dopo avvicinarvi all'intruso. Sta di fatto che il nostro amico mascherato si è limitato ad odorare una maglietta
faccia sporca, quindi ve la siete cavata con poco. Tra l'altro sono tutti convinti che dietro la maschera ci sia il ragazzo dell'incidente, nonché il nuovo fidanzato di Sam. Motivo per cui Dina decide di andare in ospedale accompagnata dal resto del gruppo a chiedere spiegazioni a Sam. Arrivata in ospedale trova la ragazza che giura che Peter, il nuovo fidanzato, non ha nulla a che fare con il pazzo mascherato, perché è stato con lei per tutto il tempo. La conferma arriva dal fatto che il povero Peter si becca una coltellata in pieno stomaco proprio dal nostro amico mascherato, che sentendosi escluso si è precipitato a trovare i suoi nuovi compagni di giochi. Dina lo colpisce con un'asta per la flebo e scappa via con Sam. Nei corridoi incrociano anche i loro amici che si uniscono alla fuga. Il killer riesce a raggiungere Sam, ma Dina interviene salvandola e aiutandola a raggiungere il resto del gruppo che nel frattempo aveva rubato un'ambulanza. Ma non prima di fare una strana scoperta. Il tizio mascherato è Ryan Torres, lo stesso che ha coltellato la sua amica al centro commerciale e che possiamo facilmente riconoscere sia dai lineamenti che dal buco in testa che gli ha lasciato la guardia giurata. Oh oh, killer che tornano dalla morte per uccidere ancora. Già nel 1994 era un'idea stantia che puzzava di morte per l'appunto. I nostri eroi denunciano l'accaduto alla polizia, che però stenta a credere che un tipo con una pallottola in testa sia tornato dall'oltretomba e abbia ripreso a uccidere. Dina allora pensa bene di fingere una colluttazione con uno dei poliziotti per rubargli una pistola. Scelta che si rivela più che azzeccata, visto che poco dopo è costretta a sparare due colpi ben assestati a una ragazza che stava aggredendo Simon. Peccato però che la ragazza si alzi come se niente fosse, mentre le sue ferite si rimarginano. Siamo davanti a una minaccia molto più grave di quello che sembrava, ed è proprio il fratello di Dina ad accorgersene. Infatti, dopo aver raccolto delle informazioni da Simon, si rende conto che la ragazza che l'ha aggredito altri non è che una ragazza morta diversi anni prima, e che aveva ucciso il suo fidanzato con lo stesso rasoio con cui ha aggredito Simon. Questo e tutta una serie di altri casi simili sembrano avere tutti a che fare con la maledizione di una strega bruciata viva proprio in quella cittadina. D'altronde immagino abbiate sentito tutti parlare di Salem, vero? Non sto parlando del gatto di Sabrina vita da strega, ma della cittadina americana. Salem infatti è una città del Massachusetts famosa per il processo alle streghe. A partire dal 1692 infatti si tennero diversi processi contro diverse persone accusate di stregoneria. 19 furono giustiziate tramite impiccagione, mentre un uomo venne addirittura schiacciato a morte per essersi rifiutato di testimoniare. In totale furono processate ben 144 persone, e la cosa assurda è che 54 di queste confessarono di essere delle streghe. D'altronde, per essere considerata una strega bastava non saper recitare correttamente le preghiere cristiane, o semplicemente essere accusata dalle ragazzine del villaggio, che non si sa perché erano considerate molto attendibili nello scovare le streghe. Questa insana caccia alle streghe terminò solamente quando i pastori più influenti della regione si lamentarono e tennero dei sermoni contro il tribunale incaricato dei processi. Tuttavia non si lamentavano del fatto che fosse una pratica barbara e sanguinaria, no no. Si lamentavano del fatto che la raccolta delle prove fosse sommaria e insufficiente. Per carità, avranno avuto anche ragione, ma non penso che fosse quello il punto principale. Ma tornando a noi, turbata da queste rivelazioni, Sam confessa agli amici di aver visto la strega la sera dell'incidente, e che quindi sicuramente è coinvolta in questa storia. Il gruppo di teenager decide dunque di tornare nel luogo dell'incidente e cercare degli indizi. In qualche strano modo riescono a capire che il posto in cui si è schiantata la macchina è la tomba della strega e che Sam l'ha profanata. Provano dunque a inscenare una sorta di rito riparatore, ma ovviamente non ha effetto. E infatti vengono raggiunti da un altro killer mascherato, stavolta armato di accetta, che però sembra ignorare tutti gli altri e puntare unicamente su Sam. I ragazzi riescono a fuggire con l'ambulanza e Sam conferma al gruppo che questi mostri non hanno alcun interesse per loro, ma sono venuti per lei. Infatti si sarebbero avvicinati a casa di Dina e alla casa dove era Simon perché entrambi avevano dei vestiti con delle tracce di sangue di Sam. Sicuramente non è una buona notizia per Sam, ma è un'informazione molto importante. Ora questi ragazzi hanno un serio vantaggio. Si dirigono dunque al loro liceo e dopo aver fatto un po' i porcelli qua e là, chi in coppia e chi da solo, iniziano a preparare la trappola. Utilizzano dell'acqua mista del sangue di Sam per creare un percorso che porta a un bagno ricoperto di sostanze altamente infiammabili, in modo da catturare i mostri e incendiarli. Il piano ha successo. I killer ignorano completamente gli altri ragazzi e si infilano nel bagno per poi esplodere in mille pezzettini. Peccato però che sia stato tutto inutile. Certo, una bella idea, non fraintendetemi, ma non è servita a un bel niente. Sì, perché i mostri riemergono dalla loro stessa poltiglia e sono pronti al secondo round. Mi dispiace molto, la vostra idea non era affatto male. Peccato che ovviamente abbiate commesso una valanga di errori nel metterla in pratica. Innanzitutto, perché scegliere proprio la scuola? Sarebbe stato meglio attirare gli assassini direttamente alla stazione di polizia. Così non solo avreste confermato la vostra versione ai poliziotti, ma avreste avuto anche qualcuno armato a proteggervi. Sicuramente starete pensando, ma le armi sono completamente inutili contro
contro di loro. E avete ragione, ma questo i poliziotti non lo sanno. Inoltre, per quale razza di motivo siete andati a controllare dopo l'esplosione? Avevate guadagnato del tempo prezioso e lo avete sprecato permettendo alle creature di rigenerarsi e rimettersi a caccia di Sam senza nemmeno dover dare un'annusata in giro per cercarla. I ragazzi sono dunque costretti a scappare nuovamente, si rifugiano in un'aula e barricano la porta con tutto quello che hanno a disposizione, ma sanno che non servirà a molto. Kate allora propone di sacrificare Sam, visto che la strega ce l'ha soltanto con lei. E l'unica a opporsi a questa idea è Dina. Anche Sam, infatti, è d'accordo, sa che deve sacrificarsi per salvare i suoi amici e decide di lasciare la stanza. E quando il killer è pronto a porre fine alla sua misera esistenza, i suoi amici la riacciuffano convinti che in realtà ci sia una soluzione alternativa. Infatti, in passato un'altra persona raccontava di aver visto la strega e di essere sopravvissuta. E bravo Josh, questo dettaglio fondamentale te lo sei ricordato nel momento più importante. Gli sceneggiatori saranno fieri di te. Barricati in un'altra aula, i ragazzi provano a chiamare la signora sopravvissuta alla strega, ma ovviamente non risponde. Scoprono però un altro dettaglio importante. La ragazza ai tempi del massacro era morta per 2 minuti, ma poi un ragazzo era riuscito a rianimarla. La nuova idea è dunque quella di arrestare il cuore di Sam per qualche minuto per poi rianimarla, in modo da fregare la strega. Se l'idea vi sembra stupida, non avete ancora visto la sua realizzazione. I nostri amici si recano nel supermercato dove lavora Simon, dove Kate può preparare un cocktail di pillole da far assumere a Sam. Il piano è mandarla in overdose e poi farla riprendere con una EpiPen. Dina è addetta alla somministrazione e alla rianimazione, mentre gli altri decidono bene di cospargersi addosso il sangue di Sam e distrarre gli assassini. Sam comincia a ingurgitare le varie pillole mentre Dina la tiene d'occhio. Quando sta per dargli le ultime, ecco che si palesa uno dei killer, che però viene fermato da Kate. Purtroppo il mostro è troppo forte per lei, e dopo un breve combattimento le maciulla la testa con una macchina onestamente a me sconosciuta, ma da cui sicuramente voglio tenermi alla larga. Simon e Josh, che nel frattempo stavano scappando da altre creature, si imbattono nel corpo di Kate, ma non hanno neanche il tempo di realizzare la cosa che Simon si becca un bel colpo di accetta dritto nel cranio. Dina in tutto questo è riuscita a trascinare Sam e ad affogarla in una vasca di aragoste, e nel momento in cui esala l'ultimo respiro spariscono tutti i non morti assassini, compreso quello che stava per uccidere Josh. Dopodiché, incredibilmente, Dina riesce anche a rianimare Sam, nonostante le abbia iniettato diverse dosi di adrenalina e abbia praticato la CPR 20 minuti dopo rispetto a quando avrebbe dovuto farlo, ma tutto è bene quel che finisce bene, giusto? Certo, se non consideriamo i due ragazzi morti, che avrebbero potuto benissimo salvarsi, diciamocelo. Mi spiegate per quale accidenti di motivo disegnarsi dei cazzo di bersagli sul petto che stanno chiaramente a indicare pugnalami qui? Avete organizzato un piano ingegnosissimo poco prima e volete dirmi che la cosa più intelligente che avete pensato è fare da esca? Non era meglio ripetere lo scherzetto della traccia di sangue e condurre quei mostri in una cella frigo del supermercato? Oppure che ne so, visto che senza il sangue addosso siete praticamente invisibili ai loro occhi, perché non aspettare che si dirigano verso Sam e colpirli violentemente con qualcosa di pesante? La loro testa potrà anche riformarsi dopo essere stata spappolata, ma tu puoi sempre spappolarla una seconda volta. Sopravvissuti al massacro, Dina, Sam e Josh decidono di non raccontare nulla alla polizia, nonostante questo faccia ricadere la colpa di tutto su Kate e Simon. Sam e Dina sono così libere di ricominciare la loro vita insieme, anche se vanno ancora al liceo. Mentre sono felicemente sdraiate sul letto, squilla il telefono. Dina risponde e dall'altro lato della cornetta c'è proprio la donna sopravvissuta alla strega che avevano cercato di contattare. Le dice che la strega non ha ancora finito con lei e che colpirà di nuovo. Infatti la telefonata viene interrotta da Sam che, posseduta da una strana forza, cerca di uccidere Dina. Tuttavia Sam ha la peggio e Dina è costretta a legarla e chiamare suo fratello. Accidenti, dovranno salvarla di nuovo. E questo, miei cari, è il finale del film, ma non della storia. Fatemi sapere nei commenti cosa avreste fatto voi per sconfiggere la strega. E se volete che vi racconti anche gli altri capitoli della saga, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e spammate il video un po' qua e là, d'accordo? Noi ci vediamo nel prossimo video e come sempre vi consiglio di non mancare, perché questa volta il mio esercito di mostri killer sa sempre dove trovarvi.